Benvenuta a casa. Poco prima delle 20 ero davanti al comprensorio di Trigoria, nel quale c'era anche la sede di Nuovi Orizzonti. La cosa incredibile è che non ho faticato per nulla a trovare questo posto. Era come se ci fossi già stata. Chissà se anche in questo caso avevo avuto qualche istruzione più dettagliata sotto ipnosi. Ho suonato al citofono e mi hanno aperto il cancello. Ho percorso il viale d'accesso, sono entrata nel giardinetto e ho bussato nuovamente al portoncino della villetta schiera dove viveva Chiara. Dopo qualche secondo un ragazzo mi ha aperto e dietro di lui ho visto Chiara che si alzava per venirmi incontro. È stato un attimo. Mi ha abbracciata con un sorriso e mi ha detto benvenuta a casa. Mi sono sentita spiazzata. Il suo abbraccio mi era arrivato dritto al cuore, insieme con la sensazione del suo amore. Era l'abbraccio di una madre, quell'abbraccio che io non avevo mai avuto la gioia di sperimentare prima di quel momento. E fu proprio quel semplice abbraccio a capovolgere completamente la mia vita. Subito Chiara, con dolcezza, mi ha invitato a sedere e a mangiare. Mi ricordo che c'era un tavolo da ping pong attorno al quale erano seduti molti giovani. Così io mi misi a un altro tavolino, insieme con due ragazze, e mi ritrovai davanti a un piatto di pasta al pomodoro con il parmigiano. Mi sentivo a disagio in quell'ambiente. Io ero abituata a tavole con le tovaglie damascate, a ristoranti di lusso, con tre bicchieri, stoviglie d'argento e il piatto cambiato a ogni pietanza. Qui, invece, dovevo mangiare nello stesso piatto e con una sola forchetta, al fianco di tossici pieni di tatuaggi. Ragazzi di strada che per me erano tutti delinquenti, i peggiori dei peggiori, indegni del minimo di considerazione. Mi dicevo, ma dove sono capitata? Però con questi ragazzi dovevo parlarci, raccontando un sacco di storie per mantenere la mia copertura di brava ragazza che voleva mettersi a fare volontariato. Al termine della cena, Chiara mi ha portato nella sua stanza e abbiamo cominciato a parlare. Io mi sono mostrata molto determinata nel raccontarle che stavo affrontando un momento di scelta all'interno della mia vita e che mi sarebbe piaciuto potermi dedicare a tempo pieno a un'opera di solidarietà, abbandonando il lavoro che stavo facendo come chef in un grande ristorante. Lei mi ascoltava con estrema attenzione e con un sorriso accogliente. Mi disse che aveva notato come fossi riuscita durante la cena a creare in pochissimo tempo una sintonia con i ragazzi che mi stavano accanto. Si mostrò però molto prudente a riguardo del lavoro. Mi disse con decisione di non lasciarlo e di iniziare piuttosto ad andare periodicamente qualche giorno in comunità per conoscere meglio la realtà di Nuovi Orizzonti. Solo dopo alcuni mesi avrei potuto eventualmente valutare l'opportunità di chiedere un'aspettativa. Non mi aspettavo proprio quel tipo di risposta. E mi sorpresi nell'accorgermi che per me fu davvero un colpo tanto che mi si riempirono gli occhi di lacrime. Era davvero incredibile, ma quella che doveva essere solo una bella storia architettata per uccidere Chiara era già diventata per me un'esigenza. Era bastato quel primo abbraccio e quell'incontro così intenso con Chiara e i ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti per sentire davvero nascere nel mio cuore un unico prepotente desiderio. Voglio lasciare tutto e venire a vivere qui. Mi diedero un letto per dormire e il giorno dopo lo trascorsi a chiacchierare con i ragazzi della comunità e a osservare con attenzione tutto quanto avveniva. L'8 gennaio tornai alla stazione Termini per rientrare al lavoro. Avevo la prenotazione per il sedile centrale in uno scompartimento da 6 e, incredibile a dirsi, chi mi trovo di fronte sul sedile dal lato del finestrino? La stessa suora di Madre Teresa che avevo incontrato nella metropolitana di Roma. Non potevo sbagliarmi. Lo sguardo, il volto, la borsa e il rosario, anche il taglio rammendato nel vestito erano i suoi. Scese alla fermata prima della mia e dal marciapiede mi guardò con il suo sorriso serafico. Giunsi nel tardo pomeriggio nella mia città e andai direttamente al ristorante. Volevo dare una mano per la preparazione della cena, ma mi accorsi subito che facevo fatica a lavorare. Il proprietario mi chiedeva se mi sentivo bene, e io rispondevo di sì.
Però non percepivo i sapori. L'odore della cucina mi dava fastidio. Incominciavo anche ad avere strani dolori in tutto il corpo. Pensando che fosse lo stress di quei giorni, decisi di tornare a casa. Mi stesi sul letto e mi accorsi che i piedi mi sanguinavano, ma non avevo ferite e non riuscivo a comprendere da dove uscisse quel sangue. Mi sentivo il cuore andare a mille e temevo che mi stesse venendo un infarto. Mi sono trovata ad aver paura e ho pensato: «E adesso chi chiamo?» Durante i 2 giorni romani, la dottoressa non mi aveva mai contattata. Evidentemente l'ultima telefonata, nella quale il 5 gennaio le avevo detto che mi era stato confermato l'appuntamento con Chiara, l'aveva sufficientemente rassicurata. Pensavo a lei e contemporaneamente mi rivedevo davanti i sorrisi di Chiara e della missionaria della carità che si intrecciavano nella mia mente. Non riuscivo a comprendere come mai il ricordo di queste 2 persone mi desse pace e invece l'idea di dover incontrare la dottoressa mi provocasse ansia. Era la prima volta in assoluto che avevo una sensazione del genere. Decisi di telefonare a Chiara e mi rispose proprio lei, subito. Riuscii a tranquillizzarmi. Poi mi barricai in casa, perché nel frattempo quelli della setta avevano cominciato in maniera sempre più insistente a cercare di mettersi in contatto con me. Come precauzione, avevo parcheggiato la macchina lontano da casa, tenevo tutte le serrande chiuse e non rispondevo né al telefono né al citofono. Loro però continuavano a suonare a ogni ora del giorno e della notte, perché certamente erano molto preoccupati per gli sviluppi della vicenda. Di ritorno a Trigoria. Di giorno in giorno le mie condizioni fisiche peggioravano. Sentivo dolori dappertutto. Avevo la sensazione che qualcuno mi rompesse le ossa adagio adagio. Non riuscivo a dormire. E poi avevo il problema della cocaina. Ne ero ormai dipendente e la mancanza delle mie dosi quotidiane mi provocava una terribile crisi d'astinenza. Andai dal mio medico di base e mi feci dare 15 giorni di malattia per potermi togliere un po' di turno. A Chiara, che sentivo di frequente, continuavo a dire che volevo lasciare il lavoro per andare a fare volontariato e la pregavo di accogliermi in comunità. Lei però, come mi ha raccontato successivamente, si era resa conto che in realtà facevo parte di una setta e che ero stata mandata per distruggere nuovi orizzonti. L'esperienza con tanti giovani in difficoltà l'aveva resa particolarmente sensibile. Per di più nei mesi precedenti, su 24 ragazzi che aveva accolto in comunità, ben 20 avevano avuto in vario modo a che fare con gruppi di satanisti. Dunque riscontrava in me alcune caratteristiche che le permettevano di intuire quale fosse il mio reale problema al di là di ciò che mostravo e raccontavo. I suoi sospetti l'avevano spinta a fare qualche sondaggio, sia con il vescovo che seguiva Nuovi Orizzonti, sia con padre Raffaele, un prete esorcista, per consigliarsi con loro su come comportarsi nei miei riguardi. Ambedue si erano mostrati concordi con quanto da lei proposto. Avere sì una certa cautela, ma fare di tutto per aiutarmi a uscire dalla trappola infernale che mi aveva imprigionata. Di fatto Chiara si era accorta che io stavo vivendo una situazione di morte dell'anima, di disperazione e anche di vero e proprio pericolo. Facendo finta di nulla con me, aveva deciso di agire su 2 livelli. Protezione della comunità, per evitare che io potessi fare del male a lei e agli altri, ma anche amore nei miei confronti. Sempre con la scusa di voler tornare in comunità per approfondire la mia esperienza di quello che facevano, concordai con Chiara che il 17 gennaio sarei rientrata a Trigoria. A lei però avevo detto che mi erano stati concessi alcuni giorni di ferie, non che avevo spedito al mio datore di lavoro il certificato di malattia. All'alba caricai un po' di roba in macchina e mi misi in viaggio. La cosa strana era che nella cintura continuavo a tenere il coltello a serramanico con il quale avrei dovuto ucciderla. C'era in me come un conflitto tra il desiderio di uscire dalla setta e poter vivere anch'io in comunità e la forza diabolica che comunque, volente o nolente, mi teneva sotto scacco. Nel pomeriggio arrivai in comunità e, secondo la definizione di Chiara,
È cominciato il film L'Esorcista. Io, infatti, della decina di giorni fra il 17 e il 27 gennaio, ricordo ben poco. Quasi tutto quello che so mi è stato descritto da lei stessa e dai pochi altri che furono testimoni della girandola di fuochi d'artificio che i demoni suscitavano dentro di me. In pratica, io ero scissa fra le presenze che dominavano la mia volontà e il desiderio del mio cuore di liberarsi. C'era la parte posseduta che voleva distruggere Chiara e i nuovi orizzonti e la parte cosciente che aveva cominciato un cammino di conversione e desiderava salvarsi definitivamente. Appena entrata in casa, Chiara mi abbracciò di nuovo con affetto, mostrandomi tutta la sua accoglienza. Se il primo abbraccio è stato capace di sciogliere il mio cuore, subito dopo il secondo abbraccio, forse proprio perché in cuor mio ero tornata per iniziare un cammino di conversione e aprire il mio cuore all'amore di Dio, è successo di tutto e di più. Nell'attimo stesso in cui Chiara mi ha abbracciato, i demoni a cui mi ero consacrata sono letteralmente esplosi. Io mi sono completamente trasformata. Contorsioni del corpo, il volto sfigurato, lo sguardo carico d'odio. E poi, al posto della mia, parlavano diverse voci maschili non umane, qualcuna metallica, qualcuna cavernosa. Gli spiriti demoniaci che erano in me hanno cominciato a inveire contro di me. Maledetta! Era nostra! Era completamente nostra! Adesso pensi che sei arrivata tu e in pochi giorni potrai strapparcela? Ti illudi, perché lei ci appartiene e non la lasceremo. Non avrà scampo, la uccideremo e uccideremo anche te e poi distruggeremo tutta la comunità! A quel punto è iniziata a evidenziarsi una forza che mi faceva sollevare da terra. Mi prendeva e mi scagliava contro gli spigoli del muro e della finestra. Chiara aveva già assistito a simili episodi e dunque non tentava di contrastare questa forza con la forza fisica. I ragazzi della comunità, per quanto forti fossero, non riuscivano a tenermi. Ma pregava con altrettanto vigore. Ogni tanto tornavo a essere cosciente e non ricordavo nulla di ciò che era accaduto. Ma cercavo di dirle i veri motivi per cui ero arrivata a nuovi orizzonti. In un momento di temporanea calma, mi ha portato in camera sua, per evitare che gli altri ragazzi si spaventassero nel vedere la rabbia degli spiriti che si manifestava attraverso di me. Lì ho sentito che potevo aprirle il mio cuore e ho iniziato a rivelarle che appartenevo a una setta satanica e che mi stavo rendendo conto che non volevo più continuare quel tipo di vita. Le ho raccontato alcune cose che avevo combinato, tra cui la mia consacrazione a Satana, e l'ho pregata di aiutarmi a uscire da questa esperienza infernale nella quale ero rimasta incastrata. Per riuscire a dirle tutto questo, ci sono però volute alcune ore, perché appena iniziavo a raccontare qualcosa della setta e di quello che avevo fatto, si manifestavano queste pesanti interferenze, contrastate a loro volta dalla preghiera di Chiara e di un'altra responsabile della comunità che nel frattempo era sopraggiunta. La forza che governava il mio corpo cercava costantemente di aggredire Chiara e di farmi sbattere violentemente con la testa sulle pareti in modo da uccidermi. Continuavo comunque a percepire dentro di me un accavallarsi di emozioni. Verso Chiara provavo un sentimento di amore e odio che non riuscivo a spiegarmi razionalmente. La vedevo come una persona pericolosa per la setta, ma anche come colei che avrebbe potuto salvarmi la vita. Avevo paura di dirle tutta la verità perché temevo che la setta mi avrebbe ammazzata. Ma nello stesso tempo mi sentivo voluta bene così com'ero, come se sapesse tutto di me e non mi giudicasse affatto per tutto quello che avevo combinato. Capitolo 4. La lettera di Ratzinger. Il giorno dopo, Chiara chiamò il vescovo per raccontargli l'accaduto e confrontarsi con lui su come aiutarmi a proteggermi. Io intanto, durante quella nottata, avevo avuto la sensazione che degli artigli mi graffiassero il corpo. Di fatto, quando sono andata a fare la doccia, ho visto profondi segni rossi su tutto il torace. Mi sono spaventata, perché non sapevo a cosa attribuirli, né potevo pensare di essermeli fatta da sola, senza aver avvertito alcun dolore. Le unghiate erano belle e profonde. Nessuno
mi aveva mai parlato di questi fenomeni. E a quel punto ero terrorizzata dall'escalation di situazioni che stavo vivendo. Mi ricordo che attesi con ansia di parlare con Chiara, perché sentivo che il mio destino era ormai legato alle decisioni che avevano preso il vescovo e lei. Ero praticamente certa che la setta mi stava cercando per uccidermi. L'unica mia possibilità di salvezza era confessarmi e comunicarmi. Così almeno avrei potuto salvare almeno l'anima, se non il corpo. Sapevo anche che se i miei ex confratelli si fossero resi conto che avevo ricevuto l'Eucaristia, non avrebbero più cercato di ammazzarmi. Perché a quel punto sarei divenuta una martire e sarei andata dritta in paradiso. Lo avevo capito bene qualche tempo prima, quando fummo convocati all'improvviso in una serata che non era di sabato, né precedeva qualche festa significativa. Il sacerdote si limitò a dirci che sospettava il tradimento da parte di uno dei membri e che questo significava un grande pericolo per tutti. Fu messa in votazione la proposta di ucciderlo. Eravamo 9 presenti, ma con il cappuccio rosso erano in 3. Soltanto loro potevano votare. E la decisione fu unanime: farlo fuori. Purché si avesse la certezza che non si era avvicinato ai sacramenti. Altrimenti per noi sarebbe stata una sconfitta, un'anima definitivamente sfuggita a Satana. Un paio di giorni più tardi seppi che in un viale della città era stato trovato un cadavere con a fianco un uccello morto. Gli inquirenti ipotizzarono la pista satanica, ma poi il caso fu archiviato. Anche in quella circostanza la dottoressa non mi fece tornare a casa, ma mi ospitò per un paio di giorni da lei. Sotto terapia mi spiegava che era giusto esserci comportati in tal modo. Mi forniva una giustificazione che allora mi sembrava ragionevole. Dunque, anche per quanto riguardava il mio caso, ritenevo logico che al tradimento che stavo compiendo dovesse corrispondere la pena di morte. In quel 18 gennaio avevo da poco finito di mangiare quando vidi Chiara salutarmi con un bel sorriso. Siamo andate in cucina ed improvviso mi sono scagliata a prendere un coltello e ho cercato di colpirla. In quel momento non ero padrona delle mie azioni, perché ricordo ben poco di quel mio gesto. So solo che non sono riuscita a colpire Chiara, perché lei si è messa subito a pregare e la forza diabolica che era in me è stata costretta a bloccarsi, limitandosi a proferire improperi contro di lei. Gli spiriti erano davvero furibondi e continuavano a ripetere con rabbia: tanto non ci scapperà, la ammazzeremo. Abbiamo lavorato a lungo per averla completamente in nostro potere. Non ti permetteremo di strapparcela. Ce la pagherai, ti distruggeremo! Questo mi è stato raccontato dopo parecchio tempo da chi ha assistito alla scena da film. Io di ciò che facevo e dicevo, quando queste misteriose presenze si manifestavano attraverso il mio corpo, non ricordo quasi niente. Mi rendevo solo conto che era successo in me qualcosa di strano e inspiegabile, soprattutto dai dolori che provavo nel corpo. A volte era come se mi avessero bastonato a sangue. Ed effettivamente chi aveva assistito a questi momenti aveva l'impressione che ci fosse qualcuno che mi stesse torturando. Subito dopo mi sono messa a correre per prendere le chiavi dell'automobile e fuggire, come se i demoni avessero istigato in me una volontà autolesionistica. Mi hanno raccontato che, quando sono riusciti a bloccarmi, io parlavo con la mia voce normale, ma continuavo a dire: «Devo andare via! Fatemi entrare in macchina! Devo morire!» In sostanza sembrava che fossi in me, ma in realtà ero fuori di testa in quel momento, perché le forze che mi possedevano stavano cercando di condurmi al suicidio. Perdevo continuamente conoscenza, e quando rinvenivo mi ritrovavo sdraiata a terra, con Chiara che pregava per me e mi rassicurava di non avere paura di nulla. L'amore di Dio è più forte. Il Signore ti sosterrà e ti darà la forza per vincere questa battaglia. Chiara mi aveva portato nella sua stanza e non lasciava che nessuno dei ragazzi entrasse. Voleva evitare che si spaventassero, assistendo alle scene decisamente impressionanti dei momenti in cui gli spiriti a cui mi ero consacrata avevano il controllo del mio corpo e della mia voce. In quei momenti
Avevo una tale forza che neanche in 5 tra i ragazzi più forti riuscivano a tenermi. Soltanto la forza della preghiera riusciva a contrastare la forza inumana che mi possedeva. Quindi Chiara preferiva stare sola con me, affiancata in alcuni momenti solo da due responsabili della comunità. In uno dei rari momenti in cui ero lucida, chiesi a Chiara di potermi confessare. Così fu chiamato un sacerdote, che ci raggiunse quello stesso pomeriggio. Le 3 ore fra la mia decisione di confessarmi e l'arrivo del prete furono terrificanti. Chiara mi ha sempre detto che ebbe davvero l'impressione che questa mia decisione avesse mandato su tutte le furie i miei ospiti. La potenza degli inferi si era scatenata come non mai. Si trattò di un combattimento all'ultimo sangue, in cui i demoni cercavano di uccidermi, lanciandomi per aria e cercando di farmi sbattere da tutte le parti. Sembrava inoltre che proseguissero a torturarmi terribilmente, perché io continuavo a contorcermi, a lanciare urla e lamenti inumani. Soltanto la forza della preghiera riusciva a fronteggiare la loro azione potente, tanto che Chiara non poteva lasciarmi sola neanche un istante. Non fu una confessione facile, sia per i gravissimi peccati che dovevo raccontare, sia per le ostilità messe in atto dalle forze demoniache. Il sacerdote mi disse che una delle azioni che avevo compiuto, il furto e la profanazione di ostie consacrate, poteva essere assolto soltanto dopo un particolare permesso della Congregazione per la Dottrina della Fede. Prese carta e penna e scrisse una relazione sulla mia storia, che il giorno dopo consegnò in Vaticano. A stretto giro di posta, con una rapidità assolutamente inconsueta, arrivò una lettera firmata dall'allora cardinale Joseph Ratzinger, oggi Papa Benedetto XVI, con l'autorizzazione ad accostarmi all'Eucaristia in una cerimonia che racconterò dettagliatamente più avanti, anche perché in maniera misteriosa la vicenda andrà ad accavallarsi alla duplice comparsa della suora di Madre Teresa. Nella lettera mi veniva prescritto di studiare per un anno di catechismo e di essere seguita da un sacerdote che fosse garante del mio comportamento cristiano. E poi, con mia grande gioia, il testo affermava: «Oggi la Chiesa è in festa perché un figlio è tornato a casa».